Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Perché siamo in due? Perché stiamo facendo il tag dell'amore che l'ha ideato Paola del canale Gattaluna Kimono Blu. Allora, siccome l'ho visto sul suo canale, mi è piaciuto e le ho detto: Paola, lo farò con Luigi. È passato un po' di tempo, ma sono riuscita a convincerlo a fare questo tag. Allora, qui davanti abbiamo il computer. Non è un video ASMR, puoi parlare Muovo gli occhi perché liberamente. se muovo gli occhiali fa riflesso. Va bene. Allora, qua davanti abbiamo il computer con le domande. Allora, cominciamo con la domanda numero uno. Quando vi siete conosciuti? Tanto tempo fa, nel 2002. Ti devo guardare, no, No, sbaglio. vabbè, baccalà oggi. Chi? Lui è un baccalà perché ha paura del riflesso degli occhiali. Io sono un baccalà perché sono mezza bloccata con la schiena, quindi. Allora, nel 2002 ha risposto il Ah, perché marito. devo rispondere io? Te fai le No, domande, io vabbè, si rispondo. risponde insieme, Vabbè, basta video sapere. Non sciallo. funziona. Allora, Sciallo. dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti. No, ma ci siamo conosciuti prima. Già ci si conosceva, però non ci si cacava. Comunque, poi ci siamo riconosciuti. E si è detto, ma quella no. E nel coro, un coro gospel, un coro, ma neanche gospel. Si faceva un po' di tutto. Confermo, ci siamo veramente, ci siamo conosciuti nel coro. Chi c'era con voi? Eh Quando ci siamo conosciuti, è tutto il coro. beh, è ovvio. Sì, e c'è una foto che io ho fatto al coro perché all'inizio non sapevo tutte le canzoni. Lei c'era già nel coro, io sono entrato dopo, quindi quando si faceva i concerti io partecipavo a qualche canzone e altre invece stavo fuori dal coro e quindi approfittavo per fare le foto. E c'è una foto che ho fatto al coro dove mi è venuta male e sono tutte sfocate. Tutte le persone del coro sono sfocate e al centro ce n'è una sola a fuoco, con le mani sfocate, tutto sfocato, ma la faccia, l'unica faccia che si vede a fuoco è la sua. E questa è una foto un po' simbolo perché è tutto sfocato, ma lei è al centro a fuoco. È lì, è scattato Però l'amore. no, ancora no. No, no. Insomma. Dopo poco. C'è stato qualche amico o amica galeotta? Un No, se pochino non. l'Alessandra, No, no? ma se, no, se vuoi, secondo me, Giovanni e la Lisa, che loro erano nel coro, e io gli dissi, ma era il loro anniversario, gli dissi, se volete vi guardo i bimbi una sera e voi andate a cena, e loro dissero, no, da andare a cena non ci interessa, però se ci guardi i bimbi una volta al mese, almeno andiamo alle prove insieme. E così per un anno io sono andato a casa di questi amici a guardare i figlioli una volta al mese mentre loro andavano alle prove. Poi dissi che mi garbava anche a me andare al coro e quindi cominciai a frequentare il coro. Quindi un po' galeotti sono stati loro perché Sì, ma sennò il coro non l'avrei conosciuto e non sarei mai venuto. per farti venire al coro. Ma quando ci siamo Quando conosciuti? ci siamo conosciuti, galeotto, no, galeotta, la tenente, che ne so, Ma che? la Cristina. Vabbè, non ci si trova intesi. Non si può fare. E poi c'è stata qualche attività galeotta? Sì. Ah, l'attività galeotta, sì. La collezione di farfalle, no. Era scemo così anche nel 2002. Non è cambiato. Secondo me l'attività galeotta è stata. Allora, io ero un po' scemo, appunto, e quando si usciva dalle prove, siccome io ero l'ultimo arrivato, ero un po' imbarazzato, così facevo un po' ganzino, insomma, per dare un po' nell'occhio. E una sera, uscendo fuori, era inverno, era novembre, cominciai a dire: ah, quello è Orione, quella è la cintura d'Orione, quella è Cassiopea, quella è l'orsa maggiore, quella è l'orsa minore. E lei disse: Io ah. come una torda Disse, subito. conosci le stelle? E io dissi, sì, dico, c'ho anche il telescopio a casa. Oh, bello il telescopio, E lì mi ha mi piacerebbe fregato. vedere le stelle con il telescopio. E io gli dissi, però, vabbè, vieni. Dico, però, domani no, perché non posso. E lei mi disse, dopodomani no, perché non poteva lei. E fissammo per venerdì, questo venerdì 15 novembre. La mattina diluviava. Un tempo proprio tipo quello di questi giorni. Bellissimo.
Non è detto che il video sia di no, questi non lo so giorni. Quando no, lo comunque vedranno. Un tempo che pioveva. Oggi è il 19 quindi... settembre quando stiamo registrando e ha diluviato. E pioveva e quindi niente stelle. E quindi gli mandai un messaggio perché all'epoca c'erano i messaggini e basta sul telefono. E quindi gli mandai un'email, forse un messaggino, chi messaggino. Lo sa che cosa c'era nel 2002. E gli dissi peccato, dico niente stelle perché piove, c'era il coperto. E lei disse, peccato, sarà per un'altra volta. E io gli dissi, però a Pistoia, qui vicino a noi in provincia, c'è un concerto di flauto. Io suonavo, strimpellavo il flauto, chitarra, lei ha studiato la chitarra, musiche argentine, io sono argentino di nascita, due ballerini, il ballo ci garbava tutti e due. E lei mi fece, sì, va ma bene. Ma tu lo sapevi all'epoca che ci garbava tutti e due? L'hai saputo dopo? L'ho saputo dopo? Sì. L'ho saputo dopo. Comunque, lei disse sì. E disse sì, ha detto di sì. Cioè, rimasi. E così la passai a prendere quella sera e si uscì. La prima sera che siamo usciti da soli. E l'attività Galeotta è stato il concerto di chitarra e flauto con ballerini di tango. Sì, ma insomma anche l'osservazione delle stelle che non si è anche fatta. Anche quella che non si è fatta. Sì, si è fatta poi dopo molto tempo. Dopo quanto tempo vi siete messi insieme? Sì, insomma, questo è un po' un casino. Io subito, lei dopo un anno. No, messi insieme. Messi insieme, proprio messi insieme per benino, un anno. Un anno? 6 mesi, un anno. No, messi insieme un anno, Luigi. Da novembre? No, agosto 2003. Agosto, sì, quasi un anno, quasi via. Un anno, via. Questa diamogliela buona. Allora, cosa facevate? Studiavate e lavoravate già? Ci siamo trovati da vecchi, senso. Sera... Io avevo 32 anni. Io 41. Io ero già sposato, avevo già figlioli, avevo già dato. E lei quasi... Quindi lui lavorava e io mi arrabattavo come ho sempre fatto, più o meno, insomma, diciamo mi arrabattavo, lavoricchiavo. E le vostre famiglie sono state d'accordo sul vostro amore? La nostra famiglia è relativa. Allora, la mia mamma all'inizio no, ma perché non accettava che fosse finita col primo marito, poi lui era un po' più grande, poi le donnine pettegole dicono quello lì, quello, insomma l'avevano messa un po' su. Si è separato. È separato, come se io invece non fossi separata. Comunque, insomma, all'inizio la mia mamma non era tanto contenta. La mia non c'è, quindi... No, lui era solo... Senza famiglia. Solo e abbandonato dal mondo, quindi niente. Allora, quanto tempo siete stati fidanzati prima di vivere insieme o di sposarvi? Fidanzati? Fidanzati poco. Mai, che fidanzati? Cioè, di fatto, quando ci siamo messi insieme, meno male, è cominciata la nostra convivenza strana, la nostra convivenza un po' assurda così, ma insomma, non siamo stati fidanzati. Poi ci siamo sposati dopo tanto che si stava insieme, nel 2012. Dopo 7, 8... Amore, quasi 10 anni. No, 9. No, vabbè. No. Se ci siamo messi nel 2003, più o meno. Allora, com'è stato il matrimonio, la cerimonia? Ne ho parlato ampiamente nel video SMR. Sui miei due matrimoni. No, ma chi non garba la SMR, qualcosina dici? Sì, ci siamo sposati. Non in SMR. sì, una cosa semplice, in comune. Così, pochi invitati. Punti. Punti invitati, quelli che sono venuti a sorpresa. Sì, sono venuti. Sono voluti venire per forza. A vedere, perché poi c'era la niente, mamma. Niente di particolare, era una formalità più che una esigenza di coppia, che dovesse cambiare qualcosa nella coppia. Era un avere dei diritti e dei doveri, più che dei doveri, dei diritti uno nei confronti dell'altro, nel senso devi andare in ospedale, non sei nessuno per l'altro e quindi non ti danno informazioni, non ti fanno entrare. Ora magari forse le leggi forse sono un po' cambiate. Ora è un po' cambiato, ma all'epoca... Nel 2012 oppure, ancora. Vabbè,
lasciamo perdere le cose economiche. Ecco, vabbè, lasciamo perdere. Dunque, avete fatto un viaggio di nozze? Tanti viaggi di nozze, finché si è potuto, sì, si è viaggiato tante volte. Ma appena sposati? No. Il viaggio di nozze, quando siamo sposati, non si è fatto. No, tu sei venuta a casa tua, io sono andata a casa mia. Sì, infatti, la prossima domanda è com'era la casa dove siete andati a vivere? Le nostre case sono due, sono vicine, a distanza di 1 chilometro l'una dall'altra, e d'estate lei sta a casa sua, io sto a casa mia, poi viviamo insieme tutto il giorno, però di fatto stiamo in due case, e così quando ci siamo sposati era estate, quindi ognuno è tornato a casa sua. Sì. D'altronde lei disse, sì va bene ci sposiamo, però non cambia nulla, e io dissi, vabbè non cambia nulla. Una convivenza un po'. Quindi l'avete arredata subito, era già arredata, perché sì, comunque ci si viveva già, erano già le nostre case. 14, no vabbè, 14. Questa la 14 non si può rispondere, perché dopo quanto tempo sono arrivati figli, figlia, figlio, cioè insieme non abbiamo fatto figli. No. I gatti c'erano già, quindi ce li siamo accasati, usati, spartiti a seconda del bisogno dei gatti, quindi attualmente ce ne sono 3 a casa mia e 3 a casa sua, però poi figli no, non abbiamo e basta. Abbiamo già finito, siamo stati velocissimi. E ora che si fa? E ora... Saluti e baci. Riguardatelo da capo. Se riesco a convincerlo, magari gli faccio fare un altro video. Di che si parla? Ah, potremmo parlare delle serie TV. No. Va bene. Intanto salutiamo. Ragazzi, il tag è aperto a tutti, come ha detto anche Paola. Chi lo vuol fare, lo faccia. E chi non lo vuol fare, non lo faccia. E vi salutiamo. Ciao. Alla prossima, sempre qui su Monica Vlog, oppure se vi volete rilassare su Rasul SMR. Ciao!